libro degli Atti degli Apostoli vediamo che nella Chiesa all'inizio c'erano tempi di pace, lo dice tante volte, la Chiesa cresceva in pace e lo Spirito del Signore si diffondeva, tempi di pace, anche c'erano tempi di persecuzione, cominciando da persecuzione a Stefano, poi Paolo il persecutore, convertito, anche poi lui perseguitato. Tempi di pace, tempi di persecuzione. E anche c'erano tempi di turbamento. E questo è l'argomento della prima lettura di oggi. Un tempo di turbamento. Abbiamo saputo che alcuni di noi, scrivono gli apostoli ai cristiani che sono venuti dal paganesimo. Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Cosa era successo? Questi cristiani che provenivano dai pagani avevano creduto in Gesù Cristo e ricevuto il battesimo. Erano felici, avevano ricevuto lo Spirito Santo dal paganesimo al cristianesimo, senza alcuna tappa intermedia. Invece questi che si chiamano i giudaizzanti sostenevano che non si poteva fare questo. Se uno era pagano, prima doveva farsi ebreo, un buon giudeo, e poi farsi cristiano, per fare proprio la linea dell'elezione del popolo di Dio. E poi questi cristiani non capivano questo, come noi siamo cristiani di seconda classe, non si può passare dal paganesimo direttamente al cristianesimo. Non è che la resurrezione di Cristo ha sciolto l'antica legge e l'ha portata a una pienezza più grande ancora. Erano turbati tante discussioni fra loro, no? E quelli che volevano questo erano gente che con argomenti pastorali, argomenti teologici, anche alcuni morali, sostenevano che no, che si doveva fare il passo così. E questo metteva in discussione la libertà dello Spirito Santo, anche la gratuità della resurrezione di Cristo e della grazia. Erano metodici e anche rigidi. Di questi Gesù aveva detto dai suoi maestri, no? Dai dottori della legge: guai a voi che percorrete cielo e mare per fare un proselito, quando lo avete trovato lo fate peggio di prima, lo fate figlio della ghena, più o meno così dice Gesù nel capitolo 23 di Matteo. Questa gente che era ideologica, più di dogmatica, era ideologica, avevano ridotto la legge, il dogma, a un'ideologia. E si deve fare questo e questo e questo, una religione di prescrizioni. E con questo toglievano la libertà dello spirito.
E la gente che lo seguiva era gente rigida, gente che non si sentiva adagio, non conosceva la gioia del Vangelo. La perfezione della strada per seguire Gesù era la rigidità. Si deve fare questo, 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 questo. Questa gente, questi dottori, manipolavano le coscienze dei fedeli e li facevano diventare o rigidi o se ne andavano. Per questo io mi ripeto e tante volte dico che la rigidità non è del buono spirito, perché mette in questione la gratuità della redenzione, la gratuità della risurrezione di Cristo. E questa non è una cosa vecchia. Durante la storia della Chiesa questo si è ripetuto, no? Pensiamo ai pelagiani, a questi rigidi famosi, no? E anche nei tempi nostri abbiamo visto alcune organizzazioni apostoliche che sembravano proprio ben organizzate, che lavoravano bene, ma tutti rigidi, tutti uguali uno all'altro. E poi abbiamo saputo della corruzione che c'era dentro, anche nei fondatori. Dove rigidità non c'è lo Spirito di Dio, perché lo Spirito di Dio è libertà. E questa gente volevano fare dei passi togliendo la libertà dello Spirito di Dio e la gratuità della redenzione. Per essere giustificati tu devi fare questo, 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 questo. La giustificazione è gratuita. La morte e la resurrezione di Cristo è gratuita. Non si paga, non si compra, è un dono. E questi no, volevano fare questo. È bella la strada, no? Gli apostoli si riuniscono in questo concilio e alla fine scrive una lettera, comincia così: è parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro obbligo. E metto questi obblighi più morali di buon senso, no? Di non confondere il cristianesimo col paganesimo, con il pasto. Astenersi dalle carni offerte agli idoli, eccetera. E alla fine, quando questi cristiani che erano turbati riuniti in assemblea hanno ricevuto la lettera e quando l'ebbero letta si rallegrarono per l'incoraggiamento che infondeva, dal turbamento alla gioia. Lo spirito della rigidità sempre ti porta al turbamento. Ma questo l'ho fatto bene, non l'ho fatto bene, allo scrupolo, questo va bene. Beh. Lo spirito della libertà evangelica ti porta alla gioia. Perché è proprio questo che Gesù ha fatto con la sua resurrezione, la gioia. Il rapporto con Dio, il rapporto con Gesù non è un rapporto così, di fare le cose. Io faccio questo e tu mi dai questo. Un rapporto così di, come mi perdona il Signore, commerciale. No, è gratuito, come è gratuito il rapporto di Gesù con i discepoli. Voi siete miei amici, ma non vi chiamo servi. Vi chiamo amici,
Non voi avete scelto me, io ho scelto voi. Questa è la gratuità. Chiediamo al Signore che ci aiuti a discernere i frutti della gratuità evangelica dei frutti della rigidità non evangelica e che ci liberi di ogni turbamento di coloro che mettono la fede, la vita della fede sotto le prescrizioni casistiche, le prescrizioni che non hanno senso. Mi riferisco a queste prescrizioni che non hanno senso, non ai comandamenti. Che ci liberi di questo spirito di rigidità che ti toglie la libertà.